Sconfini, i cieli sopra il Blogos. Benvenuti a Sconfini, rubrica di Blogos Web Radio dedicata alle iniziative multimediali, interattive e di partecipazione provenienti da città lontane. Per questo episodio di Sconfini, cercando esperienze di coinvolgimento di giovani e cittadini, abbiamo visitato l'associazione Casa da Orta a Porto, che ha sede nel quartiere Ribeira, il centro storico affacciato sul fiume Douro. A condurci nell'ammasso di palazzine colorate e sui ripidi e tortuosi gradini che salgono dal fiume è Veronca, ungherese 26enne che conferma il problema dello stato di abbandono delle case. Molte case sono abbandonate perché sono antiche, non ci sono soldi né piani finanziari per restaurare e per recuperare. Non conosco nessun programma del municipio in questo senso, non si sono preoccupati, hanno lasciato correre e ora molte case rischiano di cadere. È successo qualche settimana fa, ne è crollata una, abbiamo case in uno stato di abbandono e allo stesso tempo a Porto ci sono moltissime persone senza casa. È una cosa che i turisti non sanno. Con Veronca approfondiamo una città che non conosciamo. Grazie alle attività dell'associazione Casa da Orta, la seguiamo in una delle sue visite ecosociali, tra le palazzine fatiscenti di Porto. Alcune sono vuote, altre ristrutturate in modo selvaggio. Gli edifici recuperati sono di fatto pochissimi, merito di alcuni pionieri che negli ultimi 10-15 anni hanno riscoperto il centro storico e hanno deciso di andarci ad abitare. Valorizzare il centro storico è anche quello che fa Veronca nelle sue visite ecosociali. Per esempio, nelle mie visite accompagno i gruppi di turisti a casa mia per vedere come vivono gli abitanti. Il mio quartiere, Vittoria, che è nel centro storico, è fatto di strade molto strette dove entra poca luce e gli appartamenti sono umidi. La visita che propongo è più alternativa, più flessibile e interattiva delle guide tradizionali. Questo vuol dire che visitiamo tutti i monumenti e le architetture storiche della città, ma vogliamo anche che i turisti vedano altri aspetti della città, vedano le persone come vivono giorno per giorno, i loro problemi sociali ed ecologici. Le normali guide non mostrano tutto questo, perché non è un aspetto positivo di Porto, anche perché il centro storico è patrimonio dell'UNESCO. Tanta bellezza in uno stato di quasi totale abbandono, la guardiamo da uno dei tanti ponti della città, cercando con lo sguardo il punto dove mare e fiume si incontrano. Chi abita in centro, anziani, ceti poco abbienti e immigrati extracomunitari, ha difficoltà anche a pagare le utenze di acqua, luce e gas. E figuriamoci se possono permettersi di ristrutturare correttamente le loro case o se hanno la voglia di porsi il problema. Con Veronca, dell'associazione Casa da Orta, notiamo che la mancata valorizzazione e lo spopolamento del centro non scoraggia i cittadini che danno prova di partecipazione e attivismo civico. Ho portato il mio gruppo anche nei piccoli negozi di alimentari, gestiti da anziane signore che resistono, ma spesso finiscono per scomparire a causa della concorrenza di grossi supermercati. Porto è una città interessante, almeno per me. C'è molto fermento, lo stesso Bogliao è un mercato dove i negozianti si sono organizzati per contrastare i privati che vogliono trasformare lo spazio in un centro commerciale. Altro aspetto interessante sono le tascas, delle taverne, cioè dei locali molto tipici, che stanno scomparendo e di giorno in giorno sempre meno tipiche. È un vero peccato perché in questi locali puoi incontrare la vita e la vivacità di Porto. Tascas, bettole con piatti caserecci, artigiani e vita locale. L'associazione Casa da Orta, mostrandoci la vecchia città abbandonata a se stessa, ci conduce oltre, nel brusio della città che si apre la notte tra case diroccate, muraglioni antichi e barche in riva al fiume. Percorriamo sudici vicoli e stradine che salgono e scendono, viuzze strane e diffidenti.
Grazie all'associazione Casa da Orta decifriamo segnali che rivelano l'anima di posto abitato da un popolo che dietro le nuvole dell'oceano immenso dove sfocia il Douro sogna brecce di luce, speranze di rinascita e di risalite che puliscano le strade e rifacciano le facciate delle case e rimodellino l'umore di questa gente, caldissima e gentilissima. Sconfini, i cieli sopra il Blogos. L'autore di questo servizio è Andrea Salemme. La voce di Veronca è stata doppiata da Giorgia Tondini. Un saluto da Andrea Casati, Blogos Web Radio www.ilblogos.it.